Clamoroso, ragazzi! Clamoroso quello che abbiamo visto questa sera! È Mamma mia! incredibile! Io sinceramente non pensavo ad una vittoria del Milan. Sinceramente, devo No, dire la verità. onesta. Allora, per me era una partita da tripla, ma per come poi alla fine si è indirizzata, no! Non me l'aspettavo, anche perché il Nemmeno Milan ci ha io. avuto anche la possibilità del calcio Guarda, dei rigori! in ordine di preferenza avrei detto pareggio, vittoria Juventus e O vittoria in Milan. C'è ultima, se proprio avessi dovuto scegliere vittoria del Milan, come terza opzione l'avrei messa. un ma, però. Eh Il sì. Milan in trasferta è una squadra pazzesca. E oggi lo ha dimostrato ulteriormente. Detto questo, vi Ciao salutiamo ragazzi! Ben immediatamente. ritrovati a tutti. Volevo fare la rima. Mi piace, mi raccomando, che domani mattina alle 7 esce un nuovo video in cui andiamo. Probabilmente torniamo a parlare di questa partita, Ebbè. ma sotto altri aspetti. Iscrivetevi, attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Abbiamo anche un secondo canale YouTube de calcio e un terzo canale YouTube de ca non de calcio. Trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Una partita secondo me decisiva. Decisiva per come proseguirà la stagione, per le poche, pochissime partite che sono rimaste. Quindi, Ne Juventus, riparliamo sì, domani mattina Juventus che in maniera più solamente, approfondita. certo, deve sbrigarsi. Deve sbrigarsi e deve, secondo me, rimettersi un attimo in carreggiata perché questa sera forse è stata l'ulteriore conferma che non è la squadra, ovviamente, che abbiamo visto negli ultimi anni, ma forse anche troppo fragile. Te Nonostante, posso dire, sì, oggi il Milan ci ha messo le palle. quello che non ci Oggi ha messo la Juventus. Il Milan ci ha messo tutti quei passaggi a vuoto che ci ha avuto il Milan. Oggi, con questa prestazione, il Milan li ha cancellati. Il Milan ha dimostrato che è ancora una È troppo, squadra. secondo me. Quello che ho detto? Sì, perché comunque cancellare vari passaggi a vuoto nell'ultimo periodo con una sola partita, capisco che è Però una la vittoria partita più arrivata contro la importante. Juventus, sono d'accordo, ma devi anche valutare il peso dell'avversario contro cui hai fatto questa vittoria, perché al momento, secondo me, la Juventus Oggi ha dimostrato di essere lo inferiore. dice anche la classifica, ragazzi, il Milan è una squadra superiore alla Juventus, Ma non di tanto, però ragazzi, al sto momento il Cristiano Milan vale di più. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, che te dico? Mi sembra ormai Cioè, fa una partita sì e una partita come no. se aspettasse La solamente. fine della stagione va andarsene? Sì. E come se. Non voglio dire questa cosa qua perché poi non è un comportamento da professionisti e parliamoci chiaro. Però non vorrei che sta aspettando solamente l'occasione per prendere la palla al balzo E e andarsene? andarsene. E la palla al balzo arriverebbe solamente nel caso in cui la Juventus non si qualificasse per la Champions. Allora, ragazzi, primo tempo, secondo me, dal punto di 3-0 Milan. 3-0 Milan, ragazzi. Game, set, match, Tomori. 3-0. Finita. Ma pazzesco, Finita. ragazzi, Non ma c'è più nulla da pazzesco, ma dire. pazzesco, ma vi state rendendo conto di che partita, di che prestazione ha tirato fuori il Milan? Io Impressionante. stavo Impressionante. per partire dal principio e ho detto, dal punto di vista fisico, era partita meglio la Juventus. Milan che è partito un po' più in fase tattica, di Di studio, un po' più studio. intimorito, Sì. sembrava la squadra più impensierita, la Juventus sembrava quella un po' più libera a livello mentale. Ma il Milan poi, piano È piano, uscito dalla neanche troppo, distanza. ha preso le È misure a uscito questa dalla distanza. Juventus Sì. e lo abbiamo visto. E dobbiamo tornare anche sugli episodi arbitrali, perché in occasione del gol di Brahim Diaz, poteva sembrare un fallo di mano di Brahim Diaz. Così non è stato giudicato, ragazzi. Vedendolo da dietro sembrava l'avesse toccata. Da un'altra angolazione invece si vede che la prende praticamente qua Sì. e che non tocca il braccio. Comunque ha fatto un gol pazzesco. Mamma mia, sì, perché Rebic. Mamma mia, ma davvero, ma vi state rendendo conto di che gol Ma stiamo a parlare vogliamo oggi? parlare del gol di Rebic, ragazzi? Cioè, quel pallone è entrato perfettamente Sotto il all'incrocio croscio dei dei pali. pali, senza se e senza ma. Cioè, un gol Juventus clamoroso. annichilita da questa sconfitta, ma Zero, lo sai che vuol dire 0-3? le Cioè, giornate diminuiscono e a la corsa legge Champions ovviamente prima o poi. si fa sempre più. De quello ne parliamo domani con Sì, ma calma. per la Juventus in particolare si fa sempre più complicata, come ho detto già ad inizio video, che se non si rimboccano le maniche per le prossime tre partite, ragazzi, la Juventus è fuori.
Ma non è che seccano Pirlo... No, ne riparliamo anche di questo domani, perché è talmente, allora, potrebbe uscirci fuori un video di 25 minuti. È talmente tanta la voglia di esaminare il post di questa partita che ti viene quasi naturale comunque. Ma qua dobbiamo però più che altro andare ad esaminare quello che è stato il match. Vogliamo parlare di Ibrahimovic, che sembra Speriamo uscito che dal non campo. Sia nulla di grave, perché guardando la sua faccia sembrava abbastanza preoccupato. Speriamo che non si è rotto niente, perché sembrava molto molto pensieroso, molto preoccupato. Il gesto che ha fatto nel momento in cui ha rimesso la gamba a terra, il ginocchio a non terra, non lasciava presa a girone del buono. Esatto, speriamo bene. Ma quel cambio praticamente risolve quasi la partita alla Juventus, sia la Juventus al Milan, perché entra Rebic, ragazzi. Ah, tu dici per quello? Entra Rebic al posto di Ibra, fa il secondo gol, ragazzi, la partita è finita. Ti posso dire una cosa? Ma tu, dal momento in cui, a parte l'abbraccio dei Chiellini netto, credo che non ci sia nulla da dire, calcio di rigore, quando che sia sbagliato rigore, io zitto, poi quello giocavamo altro, contro al pantacalcio, esatto. Che sì, titolare Pellegrini in panchina. Perfetto. Preparatevi a un video sfogo di quelli pazzeschi. Sì. Dal momento in cui che sia sbagliato rigore sul punteggio del 1-0, io ho pensato alla pareggia. La Juve la pareggia. Io pure ho pensato immediatamente al pareggio della Juventus, perché era un episodio che poteva switchare completamente la partita a favore della Juventus. Però ti dico la verità, non avevo pensato ad un'eventuale anche vittoria della Juventus, quindi non vedevo la Juventus così in grado e così forte per poter pareggiare e poi ulteriormente ribaltare la partita. Quindi secondo me poteva pareggiarla, però non è stata neanche in grado di fare quello. Io la penso in parte come te, però la Juventus è una squadra che più volte l'ha dimostrato, gioca male, non riesce a sbloccarla, basta un guizzo che la rimette in piedi e magari te la ribalta, l'ha fatto vedere già qualche volta in questa stasera stagione. Stasera non è arrivato questo guizzo. Stasera no, con sto Cristiano Ronaldo veramente sembrava un'anima in pena, ha fatto solo un tiro di sinistro determinato alto, non me ne ricordo altri, probabilmente se l'ha fatti me li sono persi che le tre volte che sono andato a pisciare, ma non credo. Io diciamo che prima ho lanciato una mezza provocazione, adesso la lancio per intero. Secondo voi questo Cristiano Ronaldo sta facendo quasi apposta a giocare in questo modo per lasciare affossare la Juventus? No, è un professionista serio, non farebbe mai una cosa del genere. Però è io proprio non, che non riesco a vederlo. Ha perso Cristiano forse qualche Ronaldo. Stimolo? No, esatto. No, infatti ho detto lancio questa provocazione, voglio vedere se qualcuno la raccoglie, ma ovviamente ragazzi, provocazione rimane. Non vedo comunque Ronaldo, cioè è un professionista esemplare, lo ha sempre dimostrato. Lo vedo un po' moscio dal però, punto di vista mentale. Sì, secondo me ha capito perso... che la Juve di quest'anno è una squadra veramente limitata, veramente debole. No, ma secondo debole, me in generale ha capito molto che la sua più esperienza... scarsa di quelle passate e che quindi non ci arriva a fare quello che vorrebbe non fare. Non solo quello, secondo me ha capito che la sua esperienza alla Juventus è finita e che lui più di così purtroppo non può fare e non ha dato quello che la Juventus si aspettava da Cristiano Ronaldo, ovvero la Champions. Quindi ha capito che ha praticamente, cioè per Ronaldo l'esperienza Juventus si può considerare un fallimento. Quanti gol ha fatto però Ronaldo per la Juve quest'anno? Non è bastato. Se Ronaldo è il professionista che abbiamo sempre visto e conosciuto, ragazzi, può definire tranquillamente l'esperienza Juventus un fallimento. Domani mattina ne riparliamo perché abbiamo tantissime cose da analizzare. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profilo social, come se avessi. Ciao. Ciao. Mamma mia, fa.